Bene, io comincerei perché magari sentendo una voce qualcuno si avvicinerà e altrimenti sarà una cosa molto intima. Quest'anno, 2017, cade il 70° anniversario della prima entrata in funzione di un dispositivo che si chiama transistor. Tutti noi siamo cresciuti con la novità delle radioline a transistor e ci ricordiamo questa cosa come una cosa estremamente entusiasmante, soprattutto per chi allora aveva dai 15 ai 20 anni e amava sentire un po' di rock, non sulla Rai che non trasmetteva mai rock, trasmetteva Nilla Pizzi, ma per chi piaceva rock si riusciva a sentire ad esempio Radio Luxembourg, The Station of the Stars, che veniva trasmessa dal Lussemburgo dalle forze armate americane, dove trasmettevano in continuazione blues, jazz, cose che per noi ragazzi erano le cose estremamente entusiasmanti. Il transistor quindi è quello che ha permesso questo, ma ha permesso tantissime altre cose. E vediamo un pochettino qual è la sua storia. Un certo Faraday, che è il padre, nonno, chiamiamolo come volete, della elettronica, dell'elettrotecnica, nel 1800, esattamente nel 1833, si accorse che c'erano delle sostanze che avevano delle stranissime proprietà, che erano diverse da quelle dei conduttori, cioè dei fili metallici che si usano per trasmettere l'elettricità da un punto all'altro. E queste strane proprietà lui le riassumeva con una frase, che ripeto qui: mi sono imbattuto in un caso straordinario che contrasta con ciò che sappiamo sull'influenza del calore sui corpi metallici. I corpi metallici, quando li si scalda, trasmettono molto meno bene la corrente, offrono più resistenza al passaggio della corrente. Invece questi corpi facevano il contrario: avvicinando una lampada accesa, il potere conduttivo aumentava invece di diminuire. Fra l'altro forse ha fatto uno sbaglio, non era tanto il calore ma era anche la luce quello che influiva su questo strano fatto. Ma l'effetto è reversibile e quindi questi corpi vennero chiamati, non essendo dei conduttori e non essendo degli isolanti, vennero chiamati semiconduttori. E sono le sostanze più strane, le vedete qui, non sono neanche molto belle da vedere, sono grigiastre, un po' amorfe, non si distinguono quasi una dall'altra. Sono quelli più famosi sono il silicio e il germanio, ma c'erano anche dei sali come il solfuro di piombo, il solfuro d'argento e così via. Tutte sostanze che mostravano questo strano comportamento: scaldandoli la resistenza elettrica diminuiva. In particolare si scoperse all'inizio del Novecento un altro strano fenomeno. Se io a uno di questi pezzi di roccia strani appoggiavo un filino di metallo, la corrente elettrica passava in un senso ma non nell'altro, cioè si aveva un effetto raddrizzante. E uno dice: ma vabbè, che importanza ha un effetto raddrizzante? Era importantissimo, perché da poco tempo era stata inventata una cosa che si chiamava radio, la radiotelegrafia, e voi saprete sicuramente a chi la dobbiamo. Ma la radiotelegrafia ha bisogno di un trasmettitore e di un ricevitore. Il trasmettitore va bene, si sapeva come farlo, il ricevitore era un po' più difficile, perché le frequenze delle onde radio sono così alte, sono frequenze così elevate che il nostro orecchio non riesce a percepirle. Per più poterle ascoltare i segnali era necessario disporre di un raddrizzatore, e guarda caso questi strani composti chimici avevano questa proprietà. E così nacquero delle radio di un costo estremamente basso, che poteva avere anche un ragazzino, poteva comprare con i soldi, con la mancetta settimanale, o poteva costruirsi da soli, i ragazzini più furbi le facevano da soli, e che si chiamava radio a galena, che sfruttava il cristallo di galena. Cristallo di galena è uno di quei semiconduttori di prima, con appoggiato questo baffo di gatto di metallo, e questo qui faceva da raddrizzatore, permetteva di rendere udibile il segnale di una radiotrasmissione. Queste cose le vedete, erano usatissime. Quando ho cominciato a costruire radio io non c'era già più, si usavano dei diodi al germanio, però ce n'era uno in casa mia che funzionava ancora egregiamente. Purtroppo non erano molto affidabili, ma a venire in loro aiuto, proprio in quegli anni, al primo decennio del Novecento,
furono scoperto un altro tipo di elemento elettronico, che sono le cosiddette valvole termoioniche, quelle che gli americani chiamano tubi a vuoto, gli inglesi chiamano valvole basta, noi le abbiamo chiamate valvole termoioniche. Le vedete qui, ma per chi volesse avere un'immagine più precisa ne ho portata una. Questa, per chi non l'avesse mai vista, è una valvola termoionica. Per essere esatti, è un doppio diodo degli anni, direi grosso modo, anni 50. La valvola termoionica, come vedete, è grossa, ma poi ha altri difetti, oltre che essere molto grossa. Ma rispetto al diodo a galena che abbiamo visto prima, la distrattore a galena che abbiamo visto prima, è molto più affidabile. Non solo, ma pochi anni dopo fu inventata un'altra valvola termoionica che si chiama triodo, la quale faceva una cosa ancora più importante: permetteva di amplificare il segnale, cioè il debolissimo segnale radiofonico, anche telefonico, che arrivava da una grande distanza, doveva prima essere aumentato di potenza per poter essere udibile, e questo, a questo problema risolveva il triodo. Il triodo fa anche un'altra cosa: può diventare un interruttore. E perché vi richiamo questo? Per il semplice motivo che parliamo in questa sede, parliamo di informatica, e quindi non ci interessa tanto la radio o la televisione o il giradischi, ci interessano i computer, e proprio nei computer l'elemento fondamentale è un interruttore che poteva essere fatto dal triodo, con un triodo. Per il calcolo automatico si era passati attraverso vari tentativi nel secolo precedente, nei decenni prima degli anni 40. Vi erano stati inizialmente dei sistemi totalmente meccanici, come quelli di Charles Babbage, che voleva costruire le sue macchine, le differenze, la sua macchina analitica. Poi si era passati a qualcosa di molto più veloce, i relè erano degli strumenti che si usavano nella telefonia, e vedete che i tempi di risposta della meccanica sono dell'ordine dei decimi di secondo, per l'elettromeccanica cominciano a scendere rapidamente ai millesimi di secondo, ma soltanto con le valvole si riusciva a scendere ai milionesimi di secondo. Cioè, capite come questo influenza una macchina che deve fare tanti calcoli molto velocemente, il più velocemente possibile, e di conseguenza saltare da decimi a milionesimi voleva dire un incremento di velocità di 100.000 volte. Bene, le valvole andavano bene, ma avevano qualche difettino intrinseco. I primi due computer elettronici fatti totalmente a valvole, li vedete qui, Colossus nell'Inghilterra del 1944, durante la guerra, per decrittare i segnali cifrati tedeschi della macchina Lorenz SZ40, e non della Enigma, come sostengono moltissimi ancora oggi, che non c'entrava niente, e poi finalmente un vero computer, cioè una macchina che eseguiva calcoli elettronicamente, che era ENIAC nel 45 in America. E questa tecnologia, quello di usare le valvole per fare i calcoli, andò avanti per alcuni decenni, perché erano ancora il sistema più affidabile, ma poi mica tanto. Perché la valvola, come avete visto, è fatta di vetro. Ci sono delle valvole in metallo che venivano usate in guerra per resistere alle esplosioni, ma erano sempre fragili anche loro. La valvola fa un'altra cosa: è molto rumorosa, cioè un segnale telefonico udito, amplificato da una valvola, ha un grosso rumore di fondo, e questo per un computer è un grosso problema. Ha una bassissima efficienza: l'80% della potenza consumata dalla valvola va a scaldare una cosa che c'è dentro, che si chiama catodo, senza la quale la valvola non funziona. Ma la cosa peggiore è che non solo scalda e butta via energia elettrica, ma che la butta via allo stesso modo anche quando non fa assolutamente nulla, cioè rimane lì, consuma energia, la trasforma in calore e non serve a niente. E questo vi spiega anche perché nelle vecchie radiovalvole, per chi le ha usate, quando si accendeva l'interruttore ci voleva sempre una decina di secondi prima che la radio funzionasse, perché doveva scaldarsi. Bene, alla fine, un'ultima cosa: non è adatta la valvola per frequenze molto molto alte.
soprattutto le frequenze che vengono usate, cominciarono a essere usate negli anni 30 e 40 per un oggetto elettronico innovativo ed estremamente importante nella guerra, il radar. Quindi avevano i loro limiti. Vedete, nel radar mettere un diodo a valvola, come quello che vi ho mostrato prima nella mia mano, e non funzionava molto bene perché non riusciva a reagire con la sufficiente velocità alle altissime frequenze usate dal radar. Quindi bisognava tornare indietro alla galena. Durante la guerra la maggior parte dei laboratori di elettronica della Germania, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti furono concentrati quasi esclusivamente a sviluppare un diodo che fosse migliore del cristallo di galena, e quindi usarono il germanio, usarono il silicio, li fecero in un modo un po' più compatto, come vedete qui, e ottennero degli ottimi risultati. Questo ci dice che lo studio sui semiconduttori e sulla loro applicazione nel campo dell'elettronica era continuamente seguito. Vi erano stuoli di scienziati, di chimici, di fisici, di ingegneri che continuavano a studiare questi materiali e continuavano a studiare per ottenere un'altra cosa. Loro volevano ottenere non solo il diodo, ma volevano ottenere un triodo, cioè qualche cosa di simile alla valvola triodo, perché fa da interruttore o da amplificatore, ma fatto di questi materiali, una cosa che non avrebbe scaldato, non avrebbe messo luce, avrebbe consumato pochissima energia e di conseguenza sarebbe stata molto più utile. Per fare questo, tra gli attori più importanti, forse il più importante in assoluto di questa ricerca sui semiconduttori, ci sono dei laboratori americani privati che si chiamano Bell Laboratories. I Bell Laboratories erano un centro di, perché esistono ancora con un altro nome, un centro di ricerca teorica e applicata che dipendeva, era finanziata dalla AT&T. La AT&T, per intenderci, era l'ente delle telecomunicazioni americane che aveva praticamente il monopolio in America, era privata, ma aveva il monopolio in America della telefonia e della telegrafia. Perché la AT&T era così interessata a sviluppare un semiconduttore per amplificare i segnali? Per un semplice motivo, che doveva cominciare a sviluppare delle linee di comunicazione transcontinentali e transoceaniche. Il sogno della TNT era collegare l'intero mondo con delle linee telefoniche e telegrafiche. Ma ahimè, per attraversare un continente e ancora di più per passare sotto un oceano, capite che bisognava poter amplificare il segnale moltissimo durante la sua strada. Ora pensate a mettere un sistema a valvole in fondo all'oceano, magari a 1000 metri di profondità, con dentro uno strumento che scalda come una stufetta elettrica, che richiede un'infinità di energia e che per di più è fragile, si rompe ogni poche ore. E voi immaginate qualcuno che doveva andare nelle profondità dell'oceano a sostituire la valvola, praticamente impossibile. Quindi la AT&T finanziava, perché tanto è vero, lo vedete da questo schema, la AT&T possedeva le linee telegrafiche transatlantiche fin dal 1858, ma stranamente la prima linea telefonica transatlantica è stata installata soltanto 100 anni dopo, nel 1956, perché era impossibile prima, usando le valvole, poter amplificare questo segnale che doveva fare migliaia di miglia sotto l'oceano. Sarebbe stato impossibile mantenerlo in efficienza. E fu così che proprio nei Bell Laboratories, d'ora in poi lo chiamiamo con affetto Bell Labs, fu scoperto, fu inventato, non saprei che termine usare, il primo transistor. Vedete che è un accrocchio piuttosto strano. Qui c'è sulla sinistra, c'è un pezzo di plastica tenuto giù pressato da una graffetta di quelle che si usano in cartoleria, che è un po' elastica, che la mantiene giù. Sotto c'è un pezzo di germanio e su questo pezzo di plastica, sulle due facce, ci sono due sottilissime lamine d'oro che vanno a toccare il pezzo di germanio. La separazione fra queste due laminette d'oro è di soltanto 50 millesimi di millimetro, tant'è vero che veniva fatto con una lametta di rasoio, si metteva un foglio continuo, poi con una lametta si faceva un taglio.
nel 50% dei casi non andava bene, si buttava via. Qui vedete lo schema di come era fatto questo primo transistor. Questo primo transistor si chiama transistor a punte di contatto, ma lasciamo perdere i particolari tecnici. Fu presentato all'interno dei laboratori Bell il 23 dicembre del 1947, e quindi è stato un bel regalo di Natale che i suoi inventori hanno fatto alla Bell, e soprattutto perché era inaspettato, ed è stato un bel regalo anche per noi, perché in fin dei conti tutto ciò che abbiamo intorno, questo affare con in mano, quello, tutta quella roba lì, se non ci fosse il transistor non esisterebbero, oppure sarebbero grandi come uno di quei container e sarebbe impossibile utilizzarli. Nel 1948 fu presentato alla stampa. Prima, ovviamente, cosa fa una grossa azienda privata? Prima deposita i brevetti in modo che nessuno glieli copi e dopodiché ne parla pubblicamente. Il 30 giugno del 1948 pubblicato alla stampa lo stesso uno degli inventori, William Shockley. William Shockley è rimasto deluso per il risultato che ebbe. Infatti il maggiore quotidiano americano, il New York Times, scrisse soltanto questa brevissima frase: ieri ai Bell Labs è stato presentato un dispositivo chiamato transistor che potrebbe avere avere molte applicazioni nel settore della radio, dove oggi si usano le valvole. Piuttosto riduttivo, no, come presentazione, nessuno ci badò a questa cosa. Sono andato a cercare se per caso in Italia ne era venuta notizia, non ho trovato niente sui principali quotidiani, quindi vuol dire che la cosa era rimasta molto molto nascosta. Chi erano gli inventori di questo oggetto? Allora, la Bell Labs, dopo questa presentazione in pubblico e quando la cosa cominciò a girare per il mondo, questa notizia cominciò a essere riprodotta in vari giornali, nei quotidiani, nelle riviste e così via, cominciò a portare in giro, come un'icona della Bell, questa fotografia. In questa fotografia si vedono tre personaggi, uno si chiama John Burdeen, l'altro si chiama Walter Breton, e poi William Shockley. E a loro, nel 1956, fu assegnato il premio Nobel per la fisica proprio per l'invenzione del transistor. Ora, se guardate questa foto, sembra una famigliola felice, tre collaboratori che uno con una parte principale, quello seduto, che si capisce subito che è lui il capo, no? Che era effettivamente il capo del gruppo, e altri due che sono un po' i suoi aiutanti. Le cose stavano tutt'altro che così. In realtà il transistor che abbiamo visto prima era frutto della mente di Breton e Burdeen. Il primo era un ottimo pratico, il secondo era un ottimo teorico, ma non ha nulla a che fare con William Shockley, se non che Shockley era il capo del dipartimento. Sapete come succedono queste cose, eh? E Shockley era rimasto anche molto incavolato, scusate l'espressione, ma magari chiamiamo qualcuno, perché il brevetto era stato depositato soltanto a nome dei primi due e non apportava il suo. Non solo, ma l'idea di Shockley di fare un transistor era totalmente diversa da quello che era stato fatto. Il fatto è che quello che avevano fatto funzionava, quello che voleva fare Shockley non funzionava. E quindi la Bell che cosa doveva brevettare? Un'idea che non funziona o un'idea che funziona? Ovviamente la seconda. Fra l'altro, questo signore John Burdeen ebbe ben due premi Nobel nella sua vita. Il secondo perché, avendo lasciato il Bell Labs ed essendosi dedicato non più ai semiconduttori ma ai superconduttori, prese un altro premio Nobel per le sue ricerche ai superconduttori. È uno dei pochi casi di doppio premio Nobel di una sola persona. Il trio si divise, infatti, subito dopo si divise, perché Shockley non voleva avere questi altri due fra i piedi, oltretutto ce l'aveva su con loro perché l'avevano preceduto. Quindi Breton andò a finire in un'altra divisione, Burdeen, come ho detto, andò a finire all'Università dell'Illinois a occuparsi di superconduttori, e Shockley stesso però dopo un po' lasciò la Bell per andare a fondare una sua industria di produzione dei transistor, che fu un fallimento catastrofico. Era un bravo scienziato ma sicuramente non un bravo imprenditore. Poi divenne anche un po' pazzo negli ultimi anni della sua vita. Bene,
Questa è la storia ufficiale che la AT&T continua a propagare fino a oggi, ma non erano i soli, indipendentemente da loro, perché i tempi lo dimostrano che poteva essere solo indipendente, due tedeschi che erano andati a lavorare in Francia dopo la guerra. Perché i tedeschi andavano a lavorare in Francia dopo la guerra? Perché la Germania era distrutta, non c'erano più industrie, non solo, ma i trattati dell'armistizio impedivano alla Germania di produrre ed esportare alta tecnologia. Quindi questi due ricercatori, che erano molto bravi, avevano lavorato sui radar tedeschi nella guerra, l'unico modo per lavorare su qualcosa di un certo interesse era andare in un altro paese, e andarono in Francia. Andarono in Francia presso una compagnia che si chiamava Compagnia dei Freni Westinghouse, che si occupava anche di telefonia, che aveva bisogno anche loro, come la TNT per la telefonia, di avere un transistor. Poi misero a punto quello che loro chiamarono transistron, le transistron français, il quale è praticamente la stessa cosa. Se vedete qui, punte di contatto e pezzettino di germanio, esattamente la stessa cosa. Non ho idea, perché non ho trovato come sia andato a finire, se ci sia mai stato un litigio legale fra queste due società per il brevetto. Probabilmente no, ma i francesi non furono abbastanza intelligenti né preveggenti per sviluppare questa loro invenzione e diventare dei leader almeno europei per i transistor. In pratica lasciarono per cadere la cosa e non furono capaci di svilupparlo. Ovviamente questo era un prototipo sperimentale, adesso bisognava cominciare a porsi il problema: come faccio a produrre tanti transistor, a produrli a un costo che possa essere accettato dal mercato, a produrli in maniera tale che siano affidabili? E non era per niente facile, per cui ci vollero quasi dai 7 agli 8 anni prima che una vera produzione industriale di transistor potesse avere luogo. In America c'erano le forze armate che avevano una fame di transistor terribile, perché le forze armate dovevano cominciare a montare elettronica su delle cose dove non c'era molto spazio: le testate dei missili, i satelliti artificiali, le testate dei siluri in mare, e così via. Tutte queste cose non si può pensare di mettere delle valvole, hanno bisogno di resistere agli shock, no? E qui la valvola, avete visto, è di vetro, non ce la fa. E seconda cosa, devono anche consumare poca energia, perché non posso mettere una batteria d'automobile sulla testata di un missile, pesa troppo. Allora i militari cominciarono ad assorbire un po' di produzione, ma ancora non si sapeva bene cosa farne. Oltretutto i militari pagano senza badare alle spese, no? Mentre i civili cominciano a dire se mi conviene o non mi conviene. Tanto per cominciare, scusate. Già finito. Per cui poi fu tutto solo una questione di sviluppo, si trattava di trovare la maniera di produrli sempre meglio, sempre più affidabili, sempre meno costosi e sempre più potenti dal punto di vista dell'utilizzo. E qui comincia tutta una catena di nuovi brevetti, di nuove, fino ad arrivare a questa, il MOSFET. Il MOSFET, non sto lì a entrare nei particolari tecnici, anche perché non sarei molto preparato nemmeno io, ma è un transistor che oggi è quello che copre il 99% dei bisogni. Oggi tutti i transistor, diciamo così, sono dei transistor MOSFET. E sono, si chiama l'effetto di campo, da un'idea che aveva avuto perfino un tedesco, un austriaco, nel 25, che si chiamava Lilienfeld. E questo è importante perché creò un problema di brevetti alla Bell Labs, e poi ancora migliorato e prodotto da Kang e Atala.
E va bene, qui diciamo siamo a posto, siamo arrivati, troviamo un'applicazione di questo benedetto transistor. Beh, la radio transistor. Non è che venisse... Ma scusate, c'era stata un'applicazione precedente, le protesi acustiche, gli apparecchi per i sordi, per intenderci, che prima erano a valvole, pesavano abbastanza tanto, si consumavano le batterie ogni mezz'ora, e si vedevano troppo. Facendo la transistor c'è avuto un piccolo miglioramento, erano sempre grossi però, poi vedremo come la soluzione finale sarà da un'altra parte. Nel 1953 fu presentato alla fiera di Düsseldorf la prima radio transistor, che era sperimentale, non entrò mai in commercio, da questa gentile signora con quella bellissima gonna a fiori. Fa molto epoca, pensate un po', non c'era ancora la minigonna, c'erano le gonne lunghe, che presenta questo aggeggio fatto con i transistor francesi, i transistron di quei due signori che abbiamo visto prima. Poi ci provarono in America con la Regency, che veniva venduto a $49.95, che oggi sarebbero $350, è mica poco, $350 per... Ma non so chi comprerebbe oggi una radiolina a $350, neanche un impianto stereo magari. Ma non ebbe successo. Chi capì il mercato furono i giapponesi. I giapponesi lanciarono l'anno dopo questa radiolina a $390, costava un po' di più, ma loro avevano capito chi era il potenziale cliente. Il potenziale cliente erano quei ragazzini che dicevo prima. Cioè avevano capito che si doveva vendere non agli uomini d'affari o ricchi facoltosi, si dovevano vendere ai teenagers che volevano ascoltare il loro rock anche quando magari si trovavano a scuola. Pensate che noi creiamo un problema oggi per avere i bambini col telefonino in aula? Ecco, allora era la radiolina. Oh, naturalmente se trovavano la radiolina in tasca uno veniva sequestrata e mai più restituita. E subito si cominciò a pensare che il transistor poteva andare bene anche per i computer, no? Perché era piccolo, consumava poco, non era fragile, non si rompeva ogni 5-6 ore. Pensate a un computer con 3.000 valvole. Un computer con 3.000 valvole, praticamente due volte al giorno si doveva fermare perché una valvola si era rotta. Perché la valvola, non so se ve lo avete presente, ma era facile dover sostituire la valvola in una radio. Mi ricordo che lo si faceva un paio di volte all'anno in una casa comune, e figuratevi un calcolatore che deve continuare a funzionare per 24 ore al giorno. Quindi cominciarono a mettere questo, prima sempre i Bell Labs cominciarono a fare questo Tradic. Il Tradic è famoso perché fu il primo calcolatore ad essere installato a bordo di un aereo. Quelli che c'erano prima erano troppo grossi, non si poteva mettere, e infatti veniva montato sui B-52. Guerra fredda, B-52, la paura atomica, non so se vi richiama qualche cosa, a me sì perché l'ho vissuta, però ero un ragazzino, ero ancora un po' giovane. E quindi primo calcolatore a transistor, poi ovviamente il transistor fu adottato da tutte le aziende di informatica, e tanto per fare un esempio, il primo calcolatore elettronico prodotto commercialmente in Italia, lo Elea 9003, era totalmente a transistor, tanto è vero che la Olivetti, che era il suo produttore, aveva aperto una fabbrica di transistor apposta per questo, la SGS. La SGS oggi si chiama si è unita con la, prima era parente con la Fairchild, cioè poi si è unita con quella con la Thomson, e alla fine è diventata ST Microelectronics. E comunque pensate, per fare i suoi computer fonda una fabbrica per costruire i transistor, perché altrimenti dove andava a farli? Non erano ancora in commercio. Il mio primo transistor lo comprai con la mancia di Natale, credo grosso modo nel 58-59, l'intera mancia di Natale per comprare un transistor con cui mi costruì una radiolina, a un transistor, non a cinque transistor, a uno. Ed era un oggetto sacro, con la paura folle che col saldatore l'avrei rovinato, perché era molto sensibile al calore. Un'altra cosa che è importante per lo sviluppo dell'informatica è un altro uso,
delle valvole e quindi poi dei transistor. E il fatto che comunque le facciamo, sia con le valvole sia con i transistor, i circuiti di un computer sono talmente complessi e sono dotati di così tanti elementi, valvole, transistor, resistenze, condensatori, diodi, eccetera, eccetera, che il numero di collegamenti necessari supera di molto il numero di componenti e diventa anche la parte preponderante del volume di un computer. Quindi, passando dalle valvole al transistor, i computer non divennero molto più piccoli, diventavano semplicemente più sicuri e meno assetati di energia, ma ancora erano grosse, bisognava fare chilometri di fili, di collegamenti e saldature, quindi si avevano questi problemi, il costo del lavoro, no? Senza, con tutte queste saldature erano fatte prevalentemente a mano, c'erano degli operai che dovevano fare una saldatura dopo l'altra. Poi le dimensioni non potevano essere, i malfunzionamenti, tutte le saldature ce n'era sempre una che veniva male e bisognava rintracciare qual era. E infine la bassa velocità, perché se un oggetto è molto grande i fili di collegamento fra una parte e l'altra sono molto lunghi e anche se il segnale viaggia alla velocità circa quella della luce, a fare un metro di strada tra una parte del computer a un'altra parte ci voleva 0,33 nanosecondi e voi mi direte ma 0,33 nanosecondi ma cosa vuol dire? Non me ne accorgo neanche. No, perché 0,33 nanosecondi cominciava a diventare un tempo paragonabile alla distanza fra due impulsi dello stesso computer, quindi sarebbe arrivato in ritardo di un ciclo. Non so se... prego. Un metro di conduttore, un metro diviso 3 per 10 all'ottava fa 10 alla nona diviso 30, 0,33, no, 0,33. No, la velocità della luce è 3 per 10 all'ottava, va bene, ne parliamo dopo. Se è 3 nanosecondi è ancora peggio, perché è ancora più lungo. E il bisogno di macchine sempre più piccole, sempre più veloci, nasceva ancora dalla guerra fredda, perché le forze armate, soprattutto americane, ma anche inglesi e anche russe, avevano bisogno di missili sparati dai sottomarini, avevano bisogno di satelliti, avevano bisogno, come disse Kennedy quel bel giorno, di andare sulla Luna entro la fine del decennio. Aggiunse anche e tornare sano e salvi, perché bisognava fare le cose bene. Come si faceva a mandare sulla Luna un computer se era ancora uno di questi grossi mastodonti anche coi transistor? Bisognava trovare qualcosa di meglio. Il qualcosa di meglio fu trovato per scopi strettamente legati al fabbisogno militare e fu il cosiddetto circuito integrato. Questi due personaggi, Jack Kilby che lavorava alla Texas Instruments e Robert Noyce che lavorava alla Fairchild, ebbero contemporaneamente l'idea di dire: ma se noi su un pezzetto di silicio riusciamo a costruire un transistor, perché non riusciamo a metterci anche tutto il resto che c'è a contorno, le resistenze, i conduttori, i condensatori e quant'altro? Se riuscissimo a farlo, riusciremmo a risolvere due problemi. Primo, non dobbiamo fare tante saldature, perché è già tutto pronto. Secondo, è tutto molto piccolo e quindi il filo di collegamento non è più un metro, ma è pochi millimetri, anzi, frazioni di millimetro più avanti. E infatti, contemporaneamente, nel 1958, inventarono quello che si chiama circuito integrato. Cioè, invece di usare tanti componenti separati, scaviamo una parola brutta, diffondiamo, sarebbero più giuste, nel transistor tutto quello che c'è necessario. Qui vedete le realizzazioni di Kilby e Noyce, questa è una foto,
è un piccolo circuito integrato che vedete non era ancora molto piccolo, perché le due dita stanno a questa distanza, era ancora grossino e conteneva pochissimi elementi. Questo è quello di Fairchild. L'idea di Fairchild sarà quella, della Fairchild sarà quella vincente alla fine, perché non prevedeva più uso di fili di nessun tipo. Per la Texas, scusate, torniamo un attimo indietro di una, Jack Kilby ricevette per questa invenzione il premio Nobel per la fisica nel 2000 e voi direte il povero Noyce, l'avrebbe anche ricevuto, il problema è che era morto da 10 anni e il premio Nobel per statuto non si dà postumo, quindi se uno non lo riceve mentre in vita non c'è più speranza che lo riceva. Pensateci, casomai ne pensate di ottenerne uno. Bene, vediamo ad esempio che cosa succede adesso passando al circuito integrato. Queste immagini sono una scheda di computer quando c'erano solo i transistor e una scheda e la stessa cosa più o meno dopo che viene fatto il circuito integrato. Per dare le dimensioni, per fare questo circuito ci sono bisogno 57 saldature. Per collegare questo circuito integrato, che fa un po' di più perché ce ne vogliono solo 12, pari ai suoi piedini. Ora da 57 a 12 è già un notevole risparmio. Pensate, questo moltiplicato per milioni di esemplari, che risparmio globale dei costi di produzione. E quindi va benissimo, ma abbiamo di meglio. Il grosso vantaggio non fu tanto nei circuiti del computer, quelli che sono dedicati ai calcoli e all'elaborazione dei dati, ma la memoria. La memoria è sempre stata la parte più problematica di un computer, perché è anche la parte più costosa. E per avere una buona capacità di calcolo bisogna disporre di memorie estremamente grandi. Allora, il tipo di memorie che erano in voga negli anni 60 e 70 erano quelle che si chiamavano a nuclei magnetici, cioè per intenderci ogni bit da ricordare era immagazzinato in un piccolo anellino di ferrite, di materiale ferromagnetico, che veniva magnetizzato. Se era magnetizzato in un senso ricordava un 1, se era magnetizzato in senso opposto ricordava uno 0. Ce ne voleva uno per bit, giusto? Ma per utilizzare questa tecnologia bisognava prendere questi anellini e attraverso il buchino di ciascuno passare 4 fili. Operazione che era una cosa terribile da fare senza fare errori, perché non poteva essere completamente automatizzata. Allora sapete chi faceva questo lavoro? Le ricamatrici. Le aziende avevano assunto ricamatrici che con grande pazienza, lavorando sotto il microscopio con un aghino, passavano attraverso tutti questi anellini di ferrite un filo, poi tornavano indietro, passavano l'altro, poi prendevano il secondo filo e passavano in un'altra maniera, fino a ottenere questa cosa qui. Vedete quanto è complicato? Questa cosa tiene soltanto 112 bit, non byte, bit, quindi non ci si fa niente con 112, quindi ce ne volevano tanti e costava moltissimo, tanto è vero che se facciamo il calcolo di cosa costava registrare un bit nella memoria, negli anni 50 con le valvole ci volevano $10 per un bit, non fu mai usata questa tecnologia, in realtà c'erano maniere meno costose. Negli anni 60 con i nuclei magnetici era sceso a 0,1 dollari per bit, quindi 10 centesimi per bit, con i circuiti integrati, cioè quelli che abbiamo visto inventati prima, si è scesi a questo valore. Lascio a voi contare gli zeri e dire quant'è. E oggi sapete che la memoria costa più niente, cioè io posso tenere in tasca un terabyte di memoria. Tera, vi ricordo, è 10 alla dodicesima, e in un oggetto che mi costa poco più di 50 dollari, 50 euro circa.
Ma allora era, questo era un bel vantaggio, forse molto più grande di tutti gli altri, per cui non c'era più problema di memoria, la memoria costava poco. E infatti ci fu un'azienda che si chiamava Intel che divenne specializzata a realizzare microcircuiti di memoria e viveva di quello. Ma si può fare di più. Si può fare di più, ma si può fare qualche cosa che in quel momento nessuno o quasi nessuno ci stava pensando. Se siamo riusciti a fare qualche cosa che in un pezzettino di silicio, qualcosa che contiene non solo un transistor, ma anche tutti i suoi circuiti connessi, e possiamo farne anche tanti in un solo pezzettino di germanio, tanti transistor con tanti circuiti, perché non ci mettiamo l'intero computer? No? Che problema c'è? Si tratta solo di avere la tecnica per produrlo, ma le tecniche si sa, si inventano dopo. Quindi alla Intel arrivarono due signori di due aziende diverse che stavano cercando. Allora l'Intel non è che cercasse, l'Intel, come dicevo prima, vendeva le memorie, era ricca, andava benissimo, le sue azioni continuavano a aumentare, per cui non voleva affrontare progetti diversi. Quando un'azienda va molto bene, è un fatto storico, nessuno vuol cambiare, nessuno vuole innovare ulteriormente perché sa che è un rischio. Continua a vendere calcolatrici meccaniche, perché devo passare all'elettronica? Così si diceva negli anni 60. È un rischio, ma chi le comprerà? E così tutti quelli che facevano calcolatrici meccaniche persero completamente il mercato e sparirono dal mondo. Allora dicevo, queste aziende che erano innovative, la Busicom, il giapponese, e la Computer Terminal Corporation americana andarono dall'Intel per dire: tu non fai, facci un favore, non costruire solo memorie, facci dei circuiti integrati speciali, perché noi dobbiamo costruire in Giappone una piccola calcolatrice da tavolo con la scrivente, quella che vedete sopra, in America un piccolo terminale da collegare ai grossi computer. Metterci dentro i transistor erano troppo grossi, scaldava troppo, consumava troppo le batterie, quindi non andava bene. Facciamo dei circuiti integrati. E la domanda non piaceva a quelli dell'Intel, non gli piaceva tanto, e deciso di fare una controproposta: non vi facciamo dei circuiti integrati tutti solo per voi, perché poi dopo viene un altro cliente e ne devo fare un altro con delle idee diverse. Vi faccio una cosa che va bene a tutti, vi faccio un computer programmabile che poi ognuno di voi lo programma come vuole. Se uno vuol farci stampare i fiorellini su un pezzo di carta, lo programmerà. Se uno vuole fare i calcoli dell'aritmetica, lo farà. Se uno vuole fare un'altra cosa, lo farà. Basta programmarlo. È il concetto fondamentale di computer per uso generale. Si lavora sul software, non più sull'hardware. Bene, allora l'Intel propose questa cosa. Ma furono furbi, non erano degli stupidotti. E dissero: va bene, noi ve la facciamo, però poi ci teniamo i diritti di vendere questa tecnologia anche ad altri. E fu un colpo di fortuna insospettabile, tanto è vero che l'Intel c'è ancora oggi, la Busicom e la TCT non esistono più da decenni. Fatto questo, in Intel non è che sapessero come affrontare il problema, però, perché un conto è fare una memoria dove sono tanti elementi tutti uguali che si ripetono, un conto è fare un'intera unità processore, controllore, cioè il microprocessore. Ma per loro grande fortuna era appena arrivato tra le loro file un giovane italiano che si chiamava Federico Faggin, che era stato prima alla SGS in Italia, poi era andato alla Fairchild in America, poi era scappato dalla Fairchild e aveva raggiunto l'Intel, che aveva in mano la tecnologia giusta, cioè aveva inventato una maniera di costruire transistor che sarebbe stata l'ideale per fare un microprocessore. Quindi Faggin fu incaricato di fare questo oggetto e produsse per la Busicom il 4004 e per la CTC l'8008, che erano dei microprocessori, cioè in ultima analisi la parte centrale di un computer, che stavano completamente all'interno di un chip,
vedete quanto piccolo, guardate il numero di piedini. Adesso vi faccio vedere un microprocessore di oggi. Riuscite a vedere quanti piedini ha? Questo è un Pentium, ovviamente, un pochettino più potente di quelli lì. Però dentro qui ci sono 4 milioni e mezzo di transistor. E non è l'ultima generazione, è Pentium anni 1990, grosso modo, quindi più di 20 anni fa. Dentro qui, nel 4004, ce n'erano soltanto 2500 e nell'8008 ce n'erano, mi pare, un 6000 circa. Dei numeri per oggi sembrano irrisori, quasi da ridere. Va bene, abbiamo inventato, si ripete, la storia si ripete sempre così, abbiamo inventato il microprocessore e adesso che ce ne facciamo? A chi lo vendiamo? Non erano mica molto convinti di cosa che si sarebbe servito, cioè avevano fatto una cosa su domanda di un cliente, ma poi volevano usarlo anche da vendere ad altri, no? Avevano ottenuto i diritti per questo, ma non sapevano a chi venderli. Allora, primi tentativi, cosa ci facciamo? Ci facciamo dei calcolatori elettronici tascabili addirittura, non li facciamo più da tavolo, li facciamo da tasca. Ci facciamo degli orologi intelligenti da mettere al polso. Questo è un vero e proprio mito per gli orologiai, lo Hamilton Pulsar, se guardate sulle aste su eBay lo troverete venduto a cifre spaventose, se è funzionante. E poi delle protesi acustiche veramente piccole, che si nascondono dietro l'orecchio, non stanno più appese al collo con degli scatolotti. Quindi, ok, ma si poteva vivere di questi prodotti? Un po' difficile. Pensavano di metterli come controllori in tante parti, nelle automobili, nei semafori, negli ascensori, magari nelle lavatrici, e anche questo poi è avvenuto, ma allora era un po' presto. Nessuno pensava alla cosa più logica, che oggi si sembra logica, ma all'epoca non ci avrei pensato nemmeno io probabilmente, quello di prendere e fare con questi oggetti un computer che costasse meno di $1000. Anzi, gli stessi capi della Intel, Stanley Mazur, diceva: non ci si può fidare di un computer che un uomo riesce a sollevare. È chiara come dire, no, cioè è ridicolo pensare una cosa così, per lui era una cosa ridicola. Il suo collega della DEC diceva: non vedo perché qualcuno dovrebbe volere un computer in casa propria. Adesso non è che avesse tutti i torti, perché per alcuni anni la gente comprava questi personal computer e non sapeva cosa farsene. Mica tutti c'hanno voglia di mettersi lì a programmare anche con un linguaggio molto facile per far qualcosa, la gente di solito vuole attaccare la spina e farci un lavoro. E Gordon Moore, che poi rivediamo perché ha detto delle altre cose importanti, disse addirittura: a cosa potrebbe servire un personal computer? Ma qualcuno pensò che forse era un po' diverso, che forse ci si poteva cercare di rischiare dei soldi, e allora cominciarono a apparire delle piccolissimi calcolatori elettronici, così piccoli che non l'aveva mai visto prima, a cominciare dalla Francia. Non è mica cominciato tutto con la Apple, come si diffonde sempre nei miti dell'informatica, la Apple è arrivata molto dopo. E questi francesi hanno costruito un oggetto che si chiama Micral N. Il Micral N fu il primo computer dotato di microprocessore utilizzato per apparecchi di controllo. Serviva a controllare gli innaffiatori di coltivazioni sperimentali, che però è del 73. Poi in America qualcuno pensò di entrare nel mercato degli hobbisti, no? Di quelli fanatici, un po', oggi sarebbero chiamati nerd, quelli che leggono le riviste di elettronica, costruiscono nel garage di casa i computer. A quell'epoca costruivano i trenini, gli stereo e le radio e le televisioni. Perlomeno io facevo parte del gruppo. Mettere le mani su una radio e poterla smontare era la massima soddisfazione che potesse venire. Bene, per questi signori la rivista Radio Electronics propose una scatola di montaggio per un computer basato sull'8008, quel famoso microprocessore dell'Intel, che vendeva, si chiamò Shelby 8H.
Poi cominciarono gli altri, tra cui la Apple, che mise in piedi il famoso Apple primo, ancora molto grezzo. Vedete i prezzi li ho trasformati in valore d'acquisto attuale, cioè quello là sarebbe costato $7,200. Oggi il secondo 2005, il terzo 2008, non era roba alla portata di tutti, ma voi sapete, lobbista è capace di non mangiare per una settimana per avere l'oggetto del desiderio, e quindi lo compravano in tanti. Ma io non voglio farvi la storia dei personal computer, vi basti sapere che il circuito integrato in tutte le sue manifestazioni oggi si trova in una posizione, uno dei circuiti integrati il più lontano da noi si trova a 21 miliardi di chilometri dal Sole e sta andando verso la costellazione di Ofiuco, dove arriverà soltanto fra 100.000 anni. Io non ci sarò sicuramente, spero che voi ci siate, ma comunque già da qualche mese ha smesso, le batterie sono scariche, non riesce più a caricarle perché il Sole è troppo lontano e quindi non lo sente più nessuno. Questo aveva a bordo 6 computer, questo oggetto, che avrebbe coperto questo pavimento, per intenderci le dimensioni, e è partito nel 77 e ha continuato a viaggiare portando con sé 6 microprocessori. Il bello, allora abbiamo trovato una cosa piccolissima che consuma pochissima energia e va tutto bene, lo mandiamo nello spazio, lo mettiamo dappertutto, lo possiamo fare dei personal computer piccolissimi, ma questi sono delle cose marginali. Ma chi è che avrebbe comprato lo Shelby 8H? 4 maniaci. No, mica diventava non sarebbe mai diventato una cosa, un giro d'affari di miliardi di dollari. Ma il microprocessore aveva in sé qualche cosa di totalmente diverso. Apriva la strada a una nuova, a una rivoluzione. Io l'ho chiamata addirittura un cambio di paradigma, e Kuhn mi permetterà di, si scuserà. Fare un circuito con i singoli componenti che vanno saldati uno a uno su una piastra di circuito stampato e vanno collegati ad altri componenti e così via, può essere paragonato alla metafora dell'amanuense medievale che scrive una pagina di testo lettera per lettera, e se deve fare una seconda pagina deve riscrivere lettera per lettera, impiega mesi o anni per fare una sola copia di un libro che costa carissima, non lo legge quasi nessuno, perché quello che lo può comprare è di solito un ricco possidente la cui lettura è l'ultima cosa dell'ultimo dei suoi pensieri, quindi era un bene di lusso, di molto lusso. Poi un certo Gutenberg, o non si sa se era proprio lui, ma insomma qualcuno di quell'epoca, ha inventato la stampa a caratteri mobili. Cosa succede nella stampa a caratteri mobili? Si prepara la matrice di stampa una volta e poi pum 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 si stampa quanti fogli vogliamo. Ecco, grosso modo, molto grosso modo, quello che avviene col circuito integrato è la stessa cosa. Non si fa più un carattere alla volta, una resistenza, un transistor, un condensatore e così via, ma si prende un intero circuito, lo si proietta sul silicio, e non in un colpo solo, mi dice mio figlio che lavora su queste cose, che ci vogliono più di 60 passaggi. In una serie di passaggi successivi si produce l'intero circuito. Capite che il risparmio economico è pazzesco. Cioè, voglio dire, pensate quanti milioni di ore di lavoro ci sarebbe voluto per fare milioni di microprocessori tutti a mano saldando un pezzo alla volta. Impensabile, nessuno avrebbe mai fatto una cosa del genere. Bene, questo cambio di paradigma ha generato un effetto assolutamente imprevisto, che il costo di ogni singolo componente su un circuito integrato sarebbe dimezzato ogni 2 anni. Quindi potevo continuamente aumentare il numero di componenti su un solo chip vuol dire il pezzettino di silicio, potevo metterne sempre di più facendoli sempre più piccoli e ognuno mi sarebbe costato sempre meno, anzi l'intero chip sarebbe costato ancora meno. E questo fu visto da quel Gordon Moore che abbiamo visto prima dell'Intel,
che aveva fatto i calcoli sugli anni che andavano dal 1962 fino al 1970. Il minimo costo continuava a scendere man mano che aumentava il numero di componenti per circuito. Questa è una cosa incredibile, perché è come dire, da domani comincio a pensare all'automobile, come se io dicessi che l'anno 21 produrrò una macchina che costa la metà di quella di oggi, corre due volte più in fretta e ha un motore due volte più potente. Assolutamente impensabile, non si può fare. Ecco qui cosa è successo nella verità. Allora, ricordiamoci, l'ha detto nel 70, con la sua legge di Moore è stata rispettata sostanzialmente fino, grosso modo fino a oggi, fino a 6 anni fa. La pendenza di quella retta è un raddoppio del numero di componenti per ogni due anni. Vedete, qui c'era il 4004 e qui c'è l'ultima generazione, come il Sandy Bridge delle Intel, dove siamo arrivati a circa 5 miliardi di transistor su un solo chip. 5 miliardi. Non so se vi rendete conto delle dimensioni. 5 miliardi. Stanno tutti in un affarino grande così. Da un altro punto di vista, questo ha comportato che il costo per fare i calcoli ha subito questo andamento. Beh, qui è un po' esagerato perché parte di 120 anni, prendiamolo da qui in poi, cioè dal 1960 in poi. Quello che c'è in ordinate sono il numero di calcoli al secondo per un dollaro di costo. E voi vedete, secondo una scala logaritmica, che siamo passati da un millesimo, cioè un millesimo di calcolo al secondo per dollaro, per arrivare a un miliardo di calcoli al secondo per dollaro. Cioè, voglio dire, oggi fare i calcoli non costa più niente, per tradurlo in soldoni, e lo può fare chiunque, tanto è vero che c'è questo oggetto qui e che c'è anche questo oggetto qui, che sarebbe impensabile con una tecnologia diversa. Quasi finito, abbiate pazienza. Va bene, andremo avanti così. Lo stesso Moore, nel 2005, intervistato sull'argomento, disse: non si può continuare per sempre, alla fine ci sarà un disastro. Facciamo due conti, sempre che siano giusti, facciamo due conti. Allora, oggi la tecnologia è corrente, stiamo pensando ai 7 nanometri, ma è 14 nanometri, cioè 14 miliardesimi di metro per ogni singolo componente. Quindi in quello spazio, un atomo di silicio, un atomo, grosso modo è grande 0,1 nanometri. Quindi oggi, in quelle dimensioni che sono state raggiunte, riusciamo a fare un transistor con 3 milioni di atomi di silicio. Tra 14 anni, se continuasse la legge di Moore, un dimezzamento ogni due anni, saremmo arrivati a 7 dimezzamenti pari a un computer per un atomo di silicio, cosa che pone dei problemi di fisica insuperabili. Cioè, a questo punto il computer subirebbe gli effetti dei fenomeni quantistici, a parte che sarebbe impossibile farlo, ma subirebbe i fenomeni quantistici e non sarebbe più la stessa cosa. Ma c'è un altro problema che ci impedisce di continuare: la dissipazione di calore. Più componenti io concentro nello stesso volume, più aumenta il rapporto fra calore prodotto dalla massa e superficie di dissipazione, no? E a un certo punto non riesce più a dissipare abbastanza calore, dovrei metterlo in un bagno di elio liquido per dissipare abbastanza calore, cosa che crea altri tipi di problemi. Quindi se io continuassi a aumentare la densità dei componenti, aumentando la velocità di elaborazione, mi troverei alla fine con un chip che si fonde appena lo accendiamo. Voi dite, vabbè, ma perché non facciamo consumare ogni transistor meno energia? Si potrebbe. C'è un signor ricercatore dell'IBM che si chiamava Landauer, però ha scalcolato che non si può calcolare, fare un calcolo su un solo bit
spendendo meno di 10 alla meno 21 joule. È un valore bassissimo, oggi siamo migliaia di volte, migliaia di ordini di grandezza lontani da questo limite, però non si potrà mai fare, perché questo è un limite teorico dovuto alla termodinamica, non si potrà mai fare un chip che per elaborare i dati consumi meno di così per ogni singolo calcolo su un bit. Quindi che cosa ne deduciamo? Che la legge di Moore sta, anzi, secondo alcuni ha già raggiunto il suo limite oggi e che non sarà più possibile. Se guardate i modelli di computer che ci sono in commercio oggi, vi accorgete che negli ultimi 10 anni non è più aumentata la densità di componenti, quelli in commercio e non quelli sperimentali, e non è più aumentata la velocità. Oggi si fa una cosa diversa, si mettono tanti microprocessori che lavorano in parallelo, perché non si riesce più, quindi secondo alcuni la legge di Moore già ha raggiunto un plateau, non si potrà continuare. Per finire, vi ricordo che il transistor non ha fatto nascere solo i chip, i microchip e i microprocessori, ma un'infinità di altre tecnologie che oggi non le vediamo neanche più. I sensori di luce a transistor, i device a CCD, quelli che permettono di catturare un'immagine su una macchina fotografica o sul telefonino, i LED ormai stanno entrando nell'illuminazione anche delle nostre case, è la maniera più efficiente di generare luce in assoluto. Poi ci sono tutti i vari sensori, gli accelerometri, i sensori di campo magnetico, i giroscopi a stato solido, eccetera eccetera, che sono tutte quelle cosette che dentro al nostro telefonino ci fanno cambiare l'immagine quando lo ruotiamo, no? Ecco, questi sono tutti piccoli sensori basati sulla tecnologia dei semiconduttori microscopici che stanno all'interno degli oggetti che usiamo. E quindi possiamo solo dire grazie transistor, perché sennò la nostra vita sarebbe completamente diversa. E quindi ringrazio anche voi.